Chi non ha memorie è perduto, ma chi vive solo di memorie è anche lui irrimediabilmente perso. Gesù torna nella sua terra e quelli che lo hanno conosciuto da una vita si fanno seppellire da questo ricordo e non riescono a guardare in Gesù il profeta che Gesù è diventato. Non lo vedono. Hanno in mente il figlio del falegname, hanno in mente i fratelli, le sorelle, i parenti, li hanno messo sul cappello. Ecco, pensavo che profeta è colui per il quale il passato, mi veniva da dire così, sta sotto i piedi e non sopra la testa. Se il passato sta sotto i piedi, allora è un terreno sul quale appoggiarsi, è una memoria che guida, che orienta. Ma se il passato sta sopra la testa, allora è un tetto che ti schiaccia e ti impedisce di guardare quello che verrà. Dobbiamo chiedere questo dono al Signore, che il passato, quello che già sappiamo, quello che abbiamo visto, sia un terreno che ci permette di camminare, sia qualcosa che non vogliamo dimenticare, ma non sia un tetto che alla fine ci cade addosso per lasciarci là dove siamo. Buona giornata a tutti.